Cari amati, in questo nuovissimo video. Nuovo video inaspettato, anche stavolta, anche stasera. Sembra che i tempi che stiamo vivendo siano estremamente ricchi di eventi drammatici, dalle conseguenze che difficilmente possono essere soggette ad una previsione. E niente, anche oggi, dopo una banale serata, una semplice passeggiata estiva, rientro a casa tenendo questa notizia che ha già immediatamente sommerso quella molto grave di ieri dell'attentato a Nizza. E cioè un golpe da parte dei turchi, dell'esercito turco, meglio una parte. Prima di avanzare con la linea, la trama degli eventi, c'è da vedere la retrospettiva, e cioè che l'esercito turco è costituzionalmente, e questo non è stato modificato, nonostante le varie modifiche in senso islamico da parte del presidente attuale, credo che rimarrà Erdogan, è il garante della laicità dello Stato. Dai tempi in cui Kemal Atatürk non è il vero cognome, è un soprannome, significa padre dei turchi, riformò quello che era l'impero ottomano e lo fece diventare la Repubblica Turca, che tutti noi oggi siamo abituati a considerare, ma che non è stata sempre così, cari signori. Si studia sempre meno la storia, si pensa alla Turchia come un paese quasi europeo, in fin dei conti, che sta lì, membro NATO, e non si ricorda che la Turchia non è che è semplice diretto discendente, è l'impero ottomano nella sua evoluzione storica, niente di più, niente di meno. Ad esempio, possiamo dire che l'Italia, il Regno d'Italia e ora Repubblica Italiana, ecco, la Repubblica Italiana è un'evoluzione del Regno d'Italia ed è a sua volta una diretta discendente di quello che era lo Stato romano che è passato la sua fase monarchica, la sua fase repubblicana, la sua fase del principato e poi del dominato. Qui parliamo di una discendenza perché c'è stata una cesura di più di 1000 anni, mentre per la Turchia non è così, non è caduto lo Stato turco, è stato un periodo neanche di pochi anni, è sempre rimasto. Quindi, chiusa questa concisa rappresentazione, qui nel frattempo sta diluviando, oggi è la notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, l'esercito turco non è nuovo a queste operazioni, le ha fatte altre volte negli anni, nei decenni passati. Ora sono 15 anni che domina il partito islamico dell'attuale presidente. Sembrava che fosse riuscito questo golpe, ma in realtà sembra che sia fallito, e questo è indicativo probabilmente di conseguenze. Ci sarebbero state conseguenze in ogni caso, ve lo spiego chiaramente. Per la Turchia è vero che non è una novità, ma per l'Europa vedere in questo momento quello che è, in fin dei conti, l'antisistema Erdogan scosso dai militari potrebbe rappresentare come un invito a nozze per quelli che parlano di abolizione del suffragio universale, gente a cui non vanno bene i voti, le elezioni, quando non sono quelli graditi, storcono il naso e dicono che insomma dovrebbero votare solo quelli che vogliono loro, per avere i risultati che vogliono loro.
Erdogan sta assolutamente antipatico e sinceramente credo che l'esercito avrebbe potuto portare una ventata di laicità, poi riconsegnare il potere al popolo, come è capitato in altre occasioni, ma il contesto ora è diverso. Diverso perché le interconnessioni sono sempre in aumento. Ecco, qui abbiamo già un'altra immagine scattata da sola. Quindi quello che succede in un paese con questi confini sempre più porosi ha dei rilievi poi, soprattutto nei paesi confinanti, tanto più in una situazione calda come quella della Mesopotamia e della Siria, ma anche in Europa, per evidenti motivi. La Turchia di oggi non è il malato d'Europa che, anche se occupava i territori fino al Danubio, la Bosnia contava 20 milioni di abitanti. Oggi in un territorio molto più compatto ne conta 84 milioni. È il paese più popoloso, forse a pari merito con l'Egitto, più o meno siamo lì, del Mediterraneo. Fino agli anni 80 era l'Italia, il paese più popoloso del Mediterraneo. Quindi capite che questi in 30 anni sono aumentati di più di 30 milioni, 30-35 milioni di turchi e 30-35 milioni di egiziani. Già solo questo dato, e poi questo dato va messo in rapporto con gli altri paesi islamici, Algeria, Tunisia, pensate alla Libia, che ha ancora una popolazione bassa di 4 milioni di abitanti, ma ne aveva 800 mila fino agli anni 70. E questi sono dati che ci dicono perché noi negli anni, nei decenni passati, potevamo permetterci di non dare peso a quello che avveniva al mondo islamico. Dice sì, lo vediamo in televisione, oppure anche prima di che ci fosse la televisione, la radio, al massimo si leggeva sui giornali, ma era una cosa che si risolveva a livello di cancellerie internazionali. Si mandavano le forze armate se era necessario mandarle per risolvere qualche problema, oppure si ignorava il fenomeno e la popolazione europea viveva bellamente, anche ignorante di tutto. Oggi non è così. Però questi sono i regali dell'assenza o del decadimento delle frontiere. Chi vuole il mondo unito poi deve capire che gli effetti sono tutti interdipendenti. E non significa abolire la guerra assolutamente, significa semplicemente far diventare guerra civile, e le guerre civili sono sempre più spietate delle guerre tra nazioni, perché coinvolgono l'ideologia più che quella che può essere un interesse nazionale, un interesse economico. Quindi quando c'è di mezzo l'ideologia, che spesso è sostenuta dalla religione, avvengono massacri, genocidi. E non è certo facendo diventare guerre civili, quelle che erano guerre tra nazioni, che si risolvono le cose. Non è che facendo così massacrare le persone con camion o con coltelli o con cose improvvisate sia meno drammatico, meno doloroso, facciano meno morti rispetto a quando si scontrano gli eserciti, anche perché ne va di mezzo, in questo nel primo caso, sempre, inevitabilmente, la gente innocente. Comunque, torniamo alla Turchia. Allora, il golpe pare proprio sventato, almeno dalle notizie che sto sentendo, ma vista la reazione, che sarà sicuramente una resa dei conti, ma non a carte bollate, a semplici licenziamenti e pensionamenti, ma a resa dei conti ci saranno pene di morte per gli autori e gli aderenti del golpe, che la superiorità militare entro certi limiti ancora ce l'hanno, perché un carro armato è un mezzo pesante, non può essere certo distrutto dalle armi leggere che ha la polizia, e la polizia è sempre stata quella fedele in questo breve golpe al governo eletto. Quindi, però non so se resisteranno, perché alla fine chi deve resistere sono i soldati semplici esegono gli ordini.
Se si promette ai soldati semplici il perdono, il ritorno ai ranghi, questi sicuramente non combatteranno per una causa persa. Quindi, per questi che hanno gettato il dado, temo che gli sia venuto un numero molto molto basso. Cosa cambierà? Allora, innanzitutto le forze armate saranno epurate da tutti gli elementi che vengono considerati anche lontanamente non allineati al governo islamico. Quindi l'esercito, se adesso, dopo 15 anni, hanno fatto troppo tardi, dovevano farlo prima se lo volevano fare. Dopo 15 anni, quindi, che si sono arruolati sempre giovani, che erano motivati dall'Islam militante, sono stati introdotti ufficiali, soprattutto ufficiali di alto rango. Infatti, questo golpe non è riuscito anche per quello, perché l'esercito non era unito. La Marina ha subito tolto la sua. Ha subito eliminato i dubbi sulla sua adesione. E pensiamo, ad esempio, ho letto la notizia che uno degli elicotteri che stava operando un attacco sulla sede della polizia fedele ad Erdogan, uno degli elicotteri dei golpisti, è stato abbattuto da un F-16. Quindi anche l'aeronautica, evidentemente, non era poi così d'accordo. Questo perché hanno aspettato troppo tempo. In 15 anni cambia tutto, cambia una generazione. E se tu abitui una popolazione sempre ad una determinata cosa, poi difficilmente questa popolazione potrà solo immaginare che c'è un mondo diverso. È un po' quello che è avvenuto nell'impero romano, nel passaggio tra tarda Repubblica e Principato. Augusto fu molto abile perché, rispetto a Cesare, che invece fu molto imprudente, infatti mal gliene incolse. Augusto fu più prudente, però anche lì, dopo 40 anni di governo, oramai erano passate due generazioni, sì, c'erano ancora degli irriducibili repubblicani che avevano ricchezze, seguito e le loro idee, ma fondamentalmente il popolo. E alla fine, cosa vi dicevo nell'altro video, nell'ultimo video? È il popolo alla fine che decide. Che sia giusto, che sia sbagliato, che il popolo sia illuminato a forza o rimanga nell'oscurità, se la maggioranza del popolo vuole una cosa, difficilmente puoi a lungo termine tenerlo in un'altra condizione. E in quel caso lì era lo stesso, la popolazione, quella che non mangiava filosofia e pane a colazione, insensibilmente si è abituata a credere che la monarchia fosse l'unico stato possibile. E con i secoli, addirittura il Senato, anche quando ne aveva, ci sono state alcune occasioni, avrebbe avuto delle opportunità di ristabilire la Repubblica. Furono gli stessi senatori a non volere questa pericolosa, non voler cogliere questa pericolosa opportunità. Ed ecco quindi, secondo me, perché questo golpe è fallito. Perché il popolo oramai si è troppo abituato, d'altronde l'ha votato a questo signore. Per l'Europa la vedo un po' male, sinceramente, perché inizialmente, da quello che sempre che ho letto, non so se quanto sia vero, ma sì, Presto Fede ha cercato di scendere col suo aereo in una base amica della NATO, ma in Germania, invece gli è stato risposto picche. Quindi è probabile che salti l'accordo sugli immigrati, che d'altronde in Turchia è sempre stato mal digerito, perché il flusso degli immigrati per i turchi risponde ad un fatto ideologico, cioè inviare milioni di islamici per islamizzare l'Europa, e ad un fatto economico, perché se li tolgono dalle balle del loro territorio,
togliendosi dalle balle si fanno anche pagare perché gli danno delle vecchie carriole che però sono sufficienti per raggiungere le isole greche che sono vicinissime alla costa dell'Asia Minore, cioè la Turchia. Gli vendono i giubbotti di salvataggio, credo anche quegli oggetti essenziali, cibo magari in scatola, non gliele danno gratis. E poi ci sono sicuramente i vari scafisti che quindi si fanno pagare e tutto il loro business, per dirlo all'inglese, i loro affari vanno a ramengo con questo accordo, anche se l'è fatto pagare caro Erdogan, perché significava 6 miliardi di euro pagati da tutti noi, da tutta l'Europa, in poche parole, quindi noi contribuenti, che vanno nelle tasche dell'elite turca, perché poi piano piano si sa che le elite sono a volte generose con i propri sottoposti, quindi piano piano scendono questi denari anche al popolo e tutti sono felici, tranne i contribuenti europei che si vedono tartassati pagando per una difesa dei loro confini che invece dovrebbe essere già compresa in quello che si paga per la difesa navale e militare. Però c'è chi non vuole i militari, non vuole i confini, non vuole niente, quindi chi non vuole tutto questo paga. Anche durante l'Impero Romano, nel III secolo, quando si iniziava, non è che la popolazione non volesse i militari, ma semplicemente non si riusciva più con le forze armate a tenere a bada gli immigrati e invasori germanici e persiani, o i vari blemmi, beduini, africani, perché anche questo c'è un motivo, perché la Germania in modo particolare aveva subito un'impennata, un'esplosione demografica. Al tempo di Augusto e di Arminio, la Germania era semideserta e con un'imboscata riuscirono a distruggere 3 legioni. Ma fu un caso, peraltro immediatamente vendicato nella battaglia di Stavisio da Germanico, il nipote di Augusto e Tiberio. Però si ricorda sempre la battaglia di Teutoburgo, ma non quella di Stavisio, dove parteciparono anche i pretoriani, fu un'altra battaglia tra italici e germani. Una delle tante, la prima in assoluto, anzi le prime in assoluto, quelle che coinvolsero Gaio Mario e altri ufficiali, altri consoli durante le invasioni cimbriche, dei cimbri, dei teuti. Comunque non andiamo troppo in là, però per dire, in quel periodo lì la Germania era ancora semispopolata, mentre nel corso del III-IV secolo la popolazione germanica aumentò, 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 anche perché aumentavano sempre di più i contatti, anche commerciali, con l'impero. L'impero, non riuscendo a fermarli, iniziò ad accoglierli nelle proprie forze armate e come coloni, come lavoratori, quello che succede oggi in pratica, per rimpolpare invece la propria demografia che stava sempre meno, aveva sempre meno forza. La popolazione diminuiva nelle province imperiali, in Italia in modo particolare, ma anche in Gallia, nel Danubio, nelle province danubiane. E quindi non ci sono state solo le grandi invasioni barbariche, ma per secoli una pioggia, uno stillicidio di barbari che alla spicciolata penetravano e permeavano le frontiere e poi piano piano sempre più addentro. Quando le invasioni barbariche nel V secolo disfecero completamente l'impero, i barbari erano già dentro perché già ai tempi di Costantino, addirittura in Italia furono offerte delle terre nella pianura padana, che è la zona forse più ricca, più fertile d'Europa e quindi del mondo, se andiamo a vedere. E per non esserci popolazione nella pianura padana, significa che l'impero è messo malissimo, perché se non c'è popolazione nella parte più fertile, allora figuriamoci nelle zone meno fertili, nelle foreste della Gallia o negli altipiani della Spagna o
nelle zone montagnose del Danubio, dei Balcani. Questo ci dà la misura, con questo continuo scambio e con questa continua perdita di sangue, ma anche di oro che andava verso la Germania, le popolazioni germaniche aumentavano, le popolazioni, tra virgolette, romane diminuivano. E alla fine fu inevitabile la distruzione dello Stato dei Romani e la creazione degli stati romano-barbarici era scritto nelle stelle, perché non poteva, se non si cambiavano le cose, non poteva essere che così. E non fu possibile cambiarlo, evidentemente. Un processo secolare che, nonostante l'impegno di alcuni imperatori, il loro straordinario potere, non era possibile invertire. Ci provarono, ma pensiamo che, ad esempio, lo stesso imperatore Giuliano tentò una riforma. Non solo si parla di Giuliano come apostata dal cristianesimo che cercò di ritornare al paganesimo, quella è solo una parte, quella più nota della sua opera. Lui cercò di riformare tutto l'impero, ma anche lui non poté mai rinunciare alla parte germanica, che oramai addirittura dalla Gaifo, mi sembra che si chiamasse, adesso magari sbaglio il nome, però insomma un germanico che era un suo fedele servitore, se lo portò dalla Gallia fino alla Siria a combattere la sua ultima battaglia, lo fece addirittura console, cose che un console barbaro, pensiamo che solamente ancora in epoca Giulio-Claudia, quando Claudio, quindi parliamo di 50 circa dopo Cristo, 100 anni dopo Cesare, Claudio diede la cittadinanza alla Gallia, ed era la prima massiccia concessione di cittadinanza data fuori d'Italia, e il Senato romano, che era composto da italici, cercò di impedirlo. Claudio continuò, insomma, e questo per quanto riguarda i Galli, che si erano rapidamente romanizzati, tant'è che oggi i francesi, perlomeno quelli veri, sono, e nonostante poi i gallo-romani sono passati attraverso le varie invasioni dei Franchi, eccetera, dei Burgundi, sono rimasti con un'impronta indelebile latina. Indelebile non lo so, bisogna vedere. Che niente indelebile, così come è stata impressa una norma latina che le invasioni germaniche non sono riuscite a cancellare, non è detto che un'invasione araba non possa cancellarle, visto che l'invasione araba ha distrutto completamente l'impronta latina ed era molto forte, e c'era in Africa. L'attuale Tunisia, anche parte della Libia, la Mauritania, cioè l'Algeria e il Marocco, erano profondamente latinizzate. Faccio solo un nome: Sant'Agostino, che scriveva in latino, o San Cipriano, per dire, emersero soprattutto come santi. Anche altri, Settimio Severo era originario dell'Africa, parlava un latino dialettale, però comunque latino. Quindi, per non parlare poi della cultura greca e anche precedentemente greca, quelle proprio originali, nazionali, siriache, anatoliche, cappadoce o egizie, che c'erano nei paesi oggi completamente arabi, che tutti voi, io immagino. Cioè, infatti molti mi hanno fatto il rilievo, no, guarda, perché nel video precedente Nizza non è italiano. E certo, Nizza non è italiano, ma guardatevela la storia di Nizza, non devo essere io a dirvi perché ho scritto Nizza italiana, c'è un motivo. Nizza è stata italiana fino a non molto tempo fa, dal punto di vista politico.
c'è nato Garibaldi, pur nato italiano. Poi dal punto di vista geografico, Nizza, cioè tutta la parte ad oriente del fiume Varo e della valle Roia, tutte quelle zone che stanno lì, sono Italia, sono parti d'Italia, anche se sono sotto occupazione straniera. Lì, così come l'Istria e la Venezia Giulia sono parti d'Italia, anche se oggi sono occupate perché hanno vinto la seconda guerra mondiale, come Jugoslavia, da Croazia e Slovenia. Non significa che non siano italiane, sono territori italiani amministrati, occupati da potenze straniere. Il fatto che per 13 secoli l'Italia sia stata divisa in staterelli, Stato della Chiesa, Stato delle due Sicilie, l'occupazione spagnola, l'occupazione francese, l'occupazione austriaca, non significa che l'Italia non ci fosse, significa che l'Italia era occupata, occupata e divisa, ma era sempre Italia. È chiaro questo? Ecco, purtroppo però, se una cosa che riguarda noi direttamente, come Nizza o l'Istria, così recente che è data al 1860 o per l'Istria addirittura al 1947, data del trattato di pace, è così nelle giovani generazioni che non si studia più la storia, e ringrazio il cacciatore di zombie Andrea Giusto per averlo ricordato nel suo video, figuriamoci per il Medio Oriente. Medio Oriente è arabo, punto, islamico, le crociate sono state fatte contro dei musulmani per avidità di conquista. No, non è così, è lì che è nato il cristianesimo, che si voglia essere religiosi o meno. Io sono agnostico, l'ho sempre detto, quindi per me combattere in nome della religione è la cosa proprio, una delle cose più assurde che possano esserci. Però così come gli islamici hanno conquistato quei territori, che hanno spazzato via la cultura precedente, che era cristiana orientale, ma anche le culture, non solo la religione, ma anche le culture, la cultura siriaca, la cultura egizia, la cultura greca, e tutte quelle culture che si erano mescolate nell'Asia Minore, nell'Anatolia, durante l'impero bizantino, i Cappadoci, i Galati, che erano Galli, come suggerisce il nome, che erano lì dal IV secolo avanti Cristo, i Frigi, i Cilici, i Greci della lontana Troia, che abitavano lungo la costa della Ionia. Tutto è stato spazzato via. Addirittura i Goto-Greci, quelli che si chiamavano i Goto-Greci, ancora in epoca medievale, cioè i discendenti di quei Goti che si erano oramai mescolati ai Greci locali e parlavano greco. Greco dialettale, probabilmente. Non c'è più niente di tutto questo. Ed è un peccato che non venga neanche ricordato che la gente emetta sentenze senza conoscere la storia. Se io dico una certa cosa è perché c'è un passato a fondamento di quello che dico. Non c'è bisogno che qualcuno scriva o dica: no, non è vero, adesso è così. Se diciamo sempre adesso è così, allora, signori miei, lasciamo che gli altri decidano per noi e poi ci diranno: adesso è così e tu non puoi dire più nulla. Adesso sei diventato questo. Adesso è nostro. Come al solito, questo è un invito alla riflessione e per far pensare. Niente di più, niente di meno. Vedremo come andrà, anche se credo che così come non ne sarebbe venuto poco di buono da questo golpe che avrebbe solamente dato ai sostenitori di quelli che dicono che il suffragio universale, che la democrazia va bene solo a fasi alterne, quando piace il risultato a loro. E avrebbero detto: allora sì, si vedete, si può intervenire per ribaltare il voto. Allo stesso modo, il fatto che abbia vinto Erdogan, gli islamisti, significa che diventeranno ancora più aggressivi, significa che islamizzeranno ancora di più la Turchia, significa che la loro scelta di campo, tanto più dopo lo schiaffone che
che Erdogan ha ricevuto non potendo atterrare in una base amica, che riteneva amica NATO e in territorio tedesco. Temo che ci sarà una scelta di campo ancora più decisa verso determinate frange. Un caro saluto e al prossimo video.